Ciao a tutti, per l'ennesima volta continuo imperterrito a farvi l'arcade di BlazBlue Continuum Shift Extended. Siamo arrivati qua con i personaggi, quindi ora prenderemo Bang! Bang, 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 lo prendiamo. No, così, così è massiccio. Giallo con i capelli rosa, è molto fashion. Non so se avete notato, ma l'ho preso facilitato. Sono un po' scorretto, effettivamente, a questo punto, ma voglio farvi dei gameplay particolari. Lui, onestamente, lo giochicchiavo anche negli altri e faccio veramente schifo, per quanto mi piace veramente tanto il personaggio. Quindi, per rendervi più, diciamo, bello da vedere il gameplay, lo prendo facilitato. Così lui già da solo, con la pressione di un solo tasto, mi fa questa roba qua e non devo bestemmiare il turco per cercare di fare combo complicatissime che faccio abbastanza schifo al cazzo usando lui. E invece vi posso fare vedere tutta questa robina qua senza fare troppa fatica. Dovete perdonarmi se ho poca fantasia, però insomma, tenete presente che non li so usare tutti e non sarà l'unico che userò in facilitato, quindi potete assolutamente insultarmi tantissimo nei video dicendomi che sono una merda e che non sono un vero campione di picchiaduro, eccetera eccetera. Io accetterò tutti gli insulti perché lo so, sono cosciente di questa cosa. Però onestamente, se quando farò i video di Street Fighter Ultra mi vedrete usare sempre Ken o Kami e basta, quindi capite anche che anche per voi diventa più divertente. Anche se onestamente adesso con BlazBlue non lo sto facendo, anche perché mentre sto registrando questo nuovo episodio sto anche caricando dei video su YouTube e facendo un rendering con Sony Vegas, quindi ovviamente connettermi a internet per andare a giocare online è un'opzione che viene automaticamente scartata, ma con Street Fighter Ultra farò principalmente dell'online, in cui succhierò ardentemente. La base è vai online e perdi. Però va bene così. Scusate, sono marcio inside proprio. Bang vince. Ovviamente col facilitato è tutto molto molto più easy e infatti non vi verranno dati trofei giocando facilitato, visto che se è come nei precedenti capitoli pretendono che voi giochiate, o almeno la maggior parte dei trofei pretendono che voi giochiate in senza il facilitato, con il vostro talento. Come io sono scarso, invece uso il facilitato e chiudo anche questo match. Però insomma, voglio farvi vedere l'arcade, voglio farvi vedere tutti i personaggi, sempre che riuscirò a finire la story mode in tempo e a sbloccare l'unico personaggio segreto, che ho già provato durante la story mode perché me l'ha già fatto usare e mi è anche piaciuto parecchio, devo dire, con lo spadone, molto figo. Una sfida tra velocisti. Aia, non parto neanche bene, giustamente. Continuo a pararmi tutte le mie mosse. Aia. Tang, tang, tang. Da. Aia. Faccio volare. E poi ti uccido. Così. Tang. Cazzo, non è morta. Bastarda. Volevo chiuderti con la mossa. Invece sei sopravvissuto. Come hai usato sopravvivere alla mia mossa? Non si fa. Io intanto scompaio magicamente. Puff! Fa puff lui. Prossimo match contro Iron Tiger. Visto ragazzi quanto amore ho per questi video, anche da malaticcio, vi faccio il gameplay, perché ancora spero di riuscire a divertirmi. Adesso, cioè, è vero che c'è il facilitato, ma io ci metto il tempismo. Lui spara. Quindi, tutto sommato, non è solo merito del facilitato, se vinco. Poi, una buona fetta possiamo attribuirla a quello. Però, guardate quanto sono figo con i capelli rosa. Ma quanto sono stylish. Capello rosa rulla. Contro Azrael, di cui avete già visto l'arcade mode.
già fatto ammirare l'arcade. Ok. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action! Questo mi lasciate nei commenti se il gioco vi ispira, vi piace quello che vedete, oppure se qualcuno di voi l'ha già comprato e magari mi dà anche solo qualche consiglio. Io accetto tutto, mi raccomando. Sono uno di quelli che non vuole consigli, anzi tutt'altro. Se avete qualche idea o cosa, purtroppo alcune cose non le potrò fare, come per esempio la story mode, che vi ho detto purtroppo è irregistrabile perché è veramente troppo noiosa, e non sapendo, avendolo in giapponese, vi farei solo dei video di gran schermata in giapponese che onestamente sfracassano le balle e basta, quindi non mi sembra proprio il caso. Tanto ho tantissimi giochi da fare, direi che l'arcade mode con tutti i PG di questo può bastare per darvi un'idea di come sia il gioco. Aia. Wow, on fire! Sono on fire! Dang! Aia, aia, sta morendo, dai. Si gasa un delirio. Oh, oh. Parata. No, se riesco ad avvicinarmi ti uccido anche. Vieni qua. Presa. Il super pugno di fuoco mi ha fatto vincere. E anche lei è andata. Prossimo match. Abbiamo Relius Clover, che a breve utilizzerò. Proverò un po' come si muove, visto che non avendo acquistato il Continuous Ship Extended non l'ho ancora provato, ed era sicuramente quello che mi ispirava di più. Aia. Appunto perché fa quella roba lì. Dang, 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 dang. Chiudo all'angolo. Devo dire che mentre contro il player solitamente non funziona, contro la CPU chiudere all'angolo gli creano un po' di problemi. Infatti non riesce più a reagire la CPU quando è chiusa all'angolo. Anche se continua a pararli, si chiude in difesa e così scappa, si dà alla difensiva ed è la sua morte. Anche lui sconfitto brutalmente. Era l'ultimo match. Devo dire, questo arcade mi è volata. Questa, che brutta la sua faccia, veramente bruttissima. Io però nei video vorrei i miei capelli rosa. Mi piacevano tanto i capelli rosa del team. Mi dispiace non vedere tutto il rosone. Il rosone possente. Anche se il suo mantello un po' fa ti pianto il chiodo nel culo, gli sta dicendo. E lui dice: io ti pianto una marionetta, sarà ben peggio. Veramente figo, devo dire, Bang. Mi piace veramente tanto. Voglio una action figure di Bang. Voglio una action figure di tutto. Disturbato. Questa cos'è? La Soul Edge? Incatenata. Che cazzo è sta roba? Non sapere il giapponese, ragazzi, quante cose che ci perdiamo. Però poi mi rilasciano questi giochi fra una vita, è normale che mi scenda la catena. No. È normale, normale. Intanto io al solito vi ricordo di andare a vedere Three Little Birds e World Game Cube, trovate tutto in descrizione come sempre, e abbiamo Tia che sta, dovrebbe essere ormai addirittura d'arrivo con Ultroot di Skylanders Warp Force. Su Three Little Birds dovrei esserci io, non so se con Adventure Time, con le Teenage Mutant Ninja Turtles, non so
bene con quale titolo, ma sicuramente starò facendo dei video. Comunque avrete tanto materiale. Intanto dovrebbero esserci anche i video della Next Generation. Quindi insomma, tutti carichi, continuate a seguirci, mettete mi piace, condividete. Intanto potete vedere un riciclo di un'immagine. Qui un primo piano, il sudore. E quindi mi raccomando, se un like eccetera ci fa sempre molto piacere. Non vorrei sembrare petulante, e lo ripeto soprattutto per qualcuno che magari è capitato magicamente su questo video e così gli sono stato simpatico, la mia voce eccetera. Bene, detta questa ultima stronzata apocalittica, io vi saluto, ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti, ciao. Paura, eh?